Amici e amiche di Teleiride, bentornati al Palasport di San Marcellino, Fiorentina contro Mortara. Un saluto da Francesco Benvenuti e Niccolò Casalzoli. Prima volta finalmente al completo, prima volta chissà domani fuori dai playout, perché questa è una di quelle possibilità. Diciamo che i primi punti messi a referto da Simone Lasagni sono un buon auspicio per aprire questa partita. Quarto quarto soprattutto della Fiorentina in trasferta nell'ultimo match con la San Giorgese, e adesso negli occhi abbiamo anche questo canestro di Jacopo Valentini. All'inizio dicevamo, Nick, per Valentini era una questione di ritrovare il ritmo partita, allenamenti anche per lui, subito in quintetto e soprattutto subito un inizio più che positivo. Intanto arriva il primo fallo per Di Giacomo. Post basso da Di Giacomo, lo scarico proprio per Marusic, il post basso di Valentini che si arresta in un amen, gran canestro, parlavi di talento, eccolo qua. Il taglio proprio di Touré, gran passaggio di Valentini. L'attacco quando siamo entrati negli ultimi due minuti del primo quarto, 12-10, vantaggio Fiorentina, Marusic, Valentini si arresta. Strepitoso primo quarto di Jacopo Valentini sui due lati del campo, altro giro, altro canestro da due per lui. L'uscita di Marusic, movimento sulla linea di fondo, dimenticato Lasagni, deve entrare ed entra Simone Lasagni, ancora lui, 5 punti in fila in un minuto per lui e per la Fiorentina. Tanto Abanzini trova bene, benissimo anzi, Grugnetti. La difesa della Fiorentina stavolta si è dimenticata della marcatura, Valentini non si è dimenticato invece di come è un assist, per poco lenti non rovina tutto, poi bravo a recuperare la maniglia e a mettere a referto altri due punti. Fiorentina si salva, Touré, gran scarico, gran lettura, extra pass, Lasagni da tre, gran circolazione, Touré, Caroli Lasagni, 1-2-3, altri punti e più 9. Entriamo negli ultimi 4 minuti del secondo quarto e del primo tempo, conseguentemente lo scarico per Caroli, soluzione molto rapida, molto ben presa, visto l'esito, Matteo Caroli, doppio 8 come 8. Adesso il gap tra le due squadre, intanto Lasagni, vediamo intanto l'esito, ecco, arriva il canestro. Qui Lasagni, dopo la rubata molto importante da parte di Grugnetti che è entrato e ha dato grossa vivacità. Pronto sul cubo dei cambi Mohamed Touré, Valentini prova a recuperare su Grugnetti, conclusione con poca parabola ma comunque a bersaglio e in un amen la Fiorentina perde quasi tutto il gap di vantaggio che aveva accumulato. 3-2-3-1. Difesa adesso per chiudere il secondo quarto, accettato il cambio da Giovanni Lenti, attenzione, poi lo scarico, tripla da casa sua a bersaglio e dopo due quarti ad inseguire Mortara chiude i primi 20 minuti avanti 36-35. Un po' paradossale dirlo ma comunque massimo vantaggio nella partita per Mortara, si arresta nemmeno in una mattonella, in un centimetro quadrato Valentini. Firenze torna a meno 3, spalle a canestro, Touré contro Grugnetti, il raddoppio, l'uscita di Lasagni, extra pass per Marusic, si era visto subito da come era partita, da come era partito il pallone dalle sue mani che sarebbe stato un canestro con un solo esito possibile. Fermo a 5 l'attacco della Fiorentina Basket, l'uscita per Lasagni, ci pensa una frazione di secondo, la frazione di secondo che basta per far muovere la retina e riportare la Fiorentina avanti. Valentini, Marusic invitato quasi al tiro, prova ad arrivare fino in fondo, canestro di aggressività, ha letto alla perfezione la situazione, due punti fondamentali e la Fiorentina con un pizzico di cattiveria in più si ritrova più 5. Bianchi scivola e allora superiorità numerica, ne deve approfittare Touré, ne approfitta Momo Touré. Finisce il terzo quarto, 54 per la Fiorentina, 52 per Mortara, un parziale nel quarto di 19-16 per i padroni di casa che si sono così riportati
avanti. Dopo l'inizio positivo, di fatto si sono scambiati il vantaggio della partita più volte la Fiorentina e Mortara. Touré straordinario, ha preso posizione, è stato servito coi tempi giusti da Valentini. Vediamo se Caroli avrà comunque modo di rifarsi. Qui premia l'uscita di Touré, che si arresta poco oltre la linea del tiro libero. Mohamed Touré! Soluzioni spesso estemporanee, però comunque un fattore soprattutto nel secondo tempo. Touré con la tripla, intanto Mohamed Touré, mortifero e ancora mortifero. Touré marcato da Grugnetti, che si è tolto la maschera, forzatissimo, ma Marusic vola con il rimbalzo offensivo. Un rimbalzo che vale due punti. Gran lavoro e poi Caroli. Fino in fondo. Corre ai ripari. Coach Zavellati. La Fiorentina vola più 10 a 4:33 dalla chiusura. È ufficiale. Seconda vittoria consecutiva per la Fiorentina Basket, che torna a vincere sul parquet amico. Un successo che mancava da 4 gare e che arriva 72 a 64.